Salve ragazzi, oggi parliamo delle lacerazioni in seno all'Europa cristiana, cioè parliamo del grande scisma d'Occidente che si consumò tra il 1378 e il 1417. Per capire cos'è lo scisma d'Occidente, bisogna fare un attimo un passo indietro e tornare alla cattività avignonese tra il 1309 e il 1377. Il Papa francese Clemente V, che era stato eletto nel 1309, aveva stabilito la sede pontificia da Roma ad Avignone, sottomettendosi in questo modo alla monarchia di Francia. E da quel periodo, dal 1309 fino al 1377, la sede papale fu Avignone, e questo periodo viene chiamato appunto cattività avignonese. In questo frangente, a causa di questa lunga assenza del Papa a Roma, aveva accentuato la lotta tra alcuni signori, per esempio fra gli Orsini e i Colonna. Questi si combattevano tra di loro e causarono un grande disordine in tutto il territorio. In quel frangente, appoggiato dal Papa Clemente VI e sfruttando il malcontento del popolo, un uomo di umili origini, ma dotato di grandi capacità oratorie, quella di Rienzo, instaurò la Repubblica per riportare Roma, diceva lui, agli splendori del tempo di Cesare. Infatti lui si faceva chiamare Tribuno. Questa Repubblica ebbe breve durata, in quanto gli atteggiamenti sempre più arroganti di quella di Rienzo misero in allarme sia il Papa che il popolo romano, il quale lo abbandonò, tanto che quella dovette fuggire da Roma. Uscito da Roma, venne arrestato e condotto ad Avignone, dove rimase appunto imprigionato per lungo tempo, ma nel 1354 tornò a Roma con l'intento di ripetere l'avventura repubblicana. Questa volta non riuscì a instaurare nuovamente la Repubblica, soprattutto perché ebbe necessità di aumentare le tasse per poter far fronte alle spese di un esercito mercenario che sarebbe stato indispensabile per mantenere la Repubblica. Istigato dai nobili, il popolino a questo punto aggredì quella di Rienzo ai piedi della scala del Campidoglio e lo uccise. Papa Innocenzo VI, intanto, nel 1353, ordinò al cardinale spagnolo Gil Alvarez de Albornoz come legato papale a Roma, cioè come suo rappresentante. In poco tempo questo cardinale riuscì a riconquistare diversi territori che nel frattempo erano stati perduti dallo Stato della Chiesa, come per esempio la città di Bologna, e riportò l'autorità papale sulle cinque province in cui lo Stato della Chiesa era suddiviso. Infine, nel 1377, Papa Gregorio XI decise di rientrare a Roma. Egli era preoccupato per la ribellione capeggiata da Firenze, dai visconti di Milano e da alcuni signorotti dello Stato che avevano cominciato una guerra chiamata la Guerra degli Otto Santi. Quindi Papa Gregorio XI rientra a Roma nel 1377 e pone fine alla cattività avignonese, ma purtroppo muore l'anno dopo. Nel 1378. 1378 che, come potete vedere, è l'anno dell'inizio del grande scisma d'Occidente. Nel 1378 viene eletto Urbano VI a Roma come successore di Gregorio XI. Questo papa era appoggiato dalla Germania, dall'Inghilterra, dalle Fiandre, dalla Polonia, dall'Ungheria e da alcuni stati italiani. Ma i francesi non gradiscono il nuovo Papa, quindi riuniscono un collegio cardinalizio ed eleggono anche loro un Papa, Clemente VII. Questo Papa era appoggiato dalla Francia, da Napoli, dalla Scozia e dai regni iberici. Ecco lo scisma d'Occidente. Questo è lo scisma d'Occidente, cioè la situazione che prevede contemporaneamente due o addirittura tre papi, perché c'è un periodo in cui sono addirittura tre. Questo periodo ha fine, lo scisma d'Occidente, nel 1417, quando in seguito a un concilio, il Concilio di Costanza, viene riconosciuto come unico Papa Martino V e come sede Roma. Ma questa situazione così caotica, sia dal punto di vista morale che politico della Chiesa, viene aspramente criticata da alcune figure di riformatori che ottengono largo seguito tra i fedeli, ma poi vengono condannati come eretici dalla Chiesa. Uno di questi casi è il predicatore Jan Hus, boemo,
1415 questo predicatore viene messo al rogo. Egli interpretava il bisogno di semplicità evangelica sentito molto dal popolo. La condanna di Haas provoca una reazione anticlericale e una lunga guerra che per i boemi assume anche un carattere nazionalistico. Infatti la Chiesa, nonostante fosse finita la cattività mignonese, fosse finito lo scisma d'Occidente, non aveva abbandonato i suoi comportamenti corruttivi. Ricordiamo il nicolaismo, la simonia, il concubinato e tanto altro. A questi dobbiamo aggiungere un altro fenomeno, il nepotismo. Infatti la Chiesa di Roma non riuscì a risollevarsi dal degrado morale che ormai la contraddistinguiva. E appunto uno dei fenomeni è quello del nepotismo, cioè la cattiva abitudine di distribuire incarichi e funzioni ai propri parenti. Si ritiene che questo comportamento sia anche alla base della destabilizzazione generale del quadro politico italiano. Alcuni storici pensano che sia la radice dei mali dell'Italia, sia da rinvenire anche in questo. Bene, rispondete ora alle seguenti domande. Che cos'è la cattività avignonese e quanto durò? Come mai Cola di Rienzo riuscì ad impiantare una repubblica a Roma nel 1347? Qual era il compito del cardinale Albornoz a Roma? Quale papa decise infine di rientrare a Roma? In che modo si verificò lo scisma d'Occidente? Quando ebbe fine lo scisma e con quale papa? Cosa provocò comunque la caotica situazione morale e politica della Chiesa? Che cos'è il nepotismo? Bene ragazzi, abbiamo finito, ci risentiamo alla prossima.